abbiamo come Motoclan Monza abbiamo portato il trial in Val Camonica. Storicamente era un vecchio feudo, diciamo, sportivo del Motoclan Monza. Il Motoclan Monza appunto opera in maniera abbastanza forte con il trial, in questo caso trial outdoor, una disciplina sportiva molto tecnica dove velocità e pieghe, diciamo così, non servono, ma serve proprio una tecnicità e una capacità di equilibrio abbastanza importante. Ovviamente il territorio che si prestava meglio e che si è sempre prestato bene sono queste valli montane, la Val Brembana, la Val Seriana, piuttosto che la Val Camonica. Abbiamo avuto la grande possibilità, grazie all'appoggio dei due comuni, sia di Bienno che di Prestine, che ci hanno dato e ci hanno ospitato questi magnifici posti, e abbiamo quindi portato la tappa del campionato italiano outdoor da Monza, dalla Brianza, l'abbiamo portata in queste valli. Il percorso è stato fatto su due tornate, quindi un percorso tracciato e chiuso al traffico con 15 zone controllate, quindi presidiate da giudici sportivi, su due giri appunto. Abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di avere anche piloti stranieri, quindi avevamo piloti francesi e piloti spagnoli. Sì, sono un po' arrabbiato perché ho sbagliato qualcuna zona, però è il mio problema. Sono contento per l'organizzazione, piace venire in Italia e speriamo vincere qualcuna volta a Rata. Questi piloti stranieri rientrano a categorie internazionali e hanno poi combattuto in realtà poi contro i piloti più importanti, più forti nazionali. Abbiamo avuto tra l'altro la vittoria in finale del pilota di punta di riferimento adesso per l'Italia, che è Matteo Grattarola, che ha vinto su Morret, che è un pilota spagnolo molto, molto bravo, giovane e molto bravo. Diciamo che l'abbiamo spuntata noi proprio perché Matteo Grattarola, pilota italiano, tra l'altro pilota lombardo della Val Sassina, è riuscito a spuntare la gara e portare a casa il massimo risultato. Ringrazio veramente tutti, ringrazio tutto il team, ringrazio la Polizia di Stato, il gruppo sportivo delle Fiamme Oro e faccio complimenti all'organizzazione. Bravo, bravo Matteo, eccoci qua! Categoria femminile, direi due conferme, quindi la Sara Trentini, campionessa italiana, e Martina Balducchi, anch'essa campionessa italiana. Negli anni si sono avvicendati i risultati. La piacevole sorpresa è stata la presenza del terzo posto della pilotessa Alex Brancati, che al suo esordio, diciamo, nella massima categoria femminile, ha scalzato tante avversarie con più esperienza, quindi direi sicuramente un'esperienza positiva. Il podio è lì per Sara Trentini! Bravo. Nella gara di Bienno abbiamo sempre avuto dalla federazione il compito di far partire il campionato juniores. Mentre per il campionato italiano tradizionale siamo alla terza tappa, con la juniores era l'apertura di campionato. Ci sono quattro categorie anche in questo caso.
Juniores A, Juniores B, Juniores C, Juniores D. Sono differenziati per cilindrata della moto e per fasce d'età. Anche qui qualche sorpresa, qualche giovane pilota, insomma fa sempre piacere vedere nuove leve all'interno del trial ovviamente. Prossima tappa del campionato italiano outdoor è a Montoso in Piemonte.